Nel 1921 siamo la scuola più all'avanguardia grazie a questo laboratorio che ci permette di capire come l'energia fossile, il petrolio, può trasformarsi in diverse forme di energia. Tramite questa caldaietta riscalda l'acqua, quindi otteniamo vapore. Il vapore permette di trasformarsi in energia meccanica, l'energia che muove i treni, ma questa macchinetta trasforma anche l'energia meccanica tramite l'alternatore in energia elettrica. Quindi in questa piccola macchina abbiamo tutto il sistema di trasformazione dell'energia. Chiaramente, sto scherzando, siamo nel 2021, siamo all'ITIS Paleocopa di Bergamo. Questa scuola è una scuola tecnica, ha quattro indirizzi: l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, ha l'indirizzo informatica, ha l'indirizzo elettronica, elettrotecnica e automazione e ha l'indirizzo sistema moda. Noi in questo percorso ci occuperemo di approfondire l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia e l'indirizzo sistema moda. Questa scuola è una scuola storica, è la scuola degli industriali di Bergamo, è una scuola che nel corso di questo secolo ha permesso a tantissimi ragazzi di fare un percorso come perito e poi come diplomato in istituto tecnico che gli ha permesso di trovare subito un lavoro, ma è una scuola che permette tranquillamente un qualsiasi percorso universitario, di qualsiasi tipo, è una scuola che non preclude nulla. Troviamo nel laboratorio di tintoria dell'indirizzo Sistema Moda Articolazione Tessile. È uno dei laboratori di questo indirizzo, accanto al laboratorio di ideazione e progettazione, dove i ragazzi progettano tessuti, e al laboratorio di tecnologie tessili, dove i ragazzi studiano i vari processi di lavorazione delle fibre fino ad ottenere filati con i quali poi verranno prodotti i tessuti. Qui siamo in laboratorio tessile, un laboratorio in cui noi ci occupiamo della progettazione. E in questo laboratorio abbiamo in dotazione il software di progettazione tessile, un software da cui ormai non si può più prescindere né a scuola né in azienda. Noi siamo in grado di fare di concretizzare quella che è stata la nostra idea in un progetto e anche di vederne subito la fattibilità, la resa estetica, lo sviluppo appunto di variante, quindi con applicazione dei vari colori della nostra cartella, ed anche la renderizzazione. Cos'è la renderizzazione? È l'ambientazione del nostro tessuto, quindi del tessuto che noi abbiamo progettato, studiato e realizzato. Ecco, da questo mood board ispirato all'inverno, per cui alle atmosfere invernali con i colori caratteristici, lo studente, vedete, partendo da questa ispirazione, ha estrapolato dal mood board la cartella colori di riferimento. Okay. Dalla cartella colori ha creato la cartella filati relativa e poi, partendo da un tessuto di ispirazione, okay, ha inserito i colori ispirati al mood board di partenza, creando questa variante colori. Dalle piante tintoriali che si trovano nel nostro campo sperimentale, nel giardino della scuola, i nostri ragazzi ricavano del colore. Vedete, questo è il fiore del guado, da cui si ricava una colorazione blu. I ragazzi, attraverso un procedimento chimico, ricavano il colore con il quale tingono poi i tessuti e fanno queste prove di tintura all'interno di questo laboratorio. Con sistema moda articolazione tessile si intende non il confezionamento, quindi noi non andiamo a cucire, a tagliare i tessuti, a realizzare proprio il capo d'abbigliamento, ma facciamo tutto quello che avviene prima. Le caratteristiche che un ragazzo dovrebbe possedere per intraprendere questo indirizzo sono la volontà di mettersi in gioco,
la capacità di lavorare in team, ovviamente una base di passione legata all'indirizzo e anche buona creatività. I ragazzi che si diplomano nel sistema moda hanno diverse possibilità. Possono scegliere di entrare nel mondo del lavoro e possono farlo facilmente grazie alle collaborazioni con le aziende del territorio che grazie a tutti i progetti che abbiamo fatto conoscono meglio gli studenti. Le materie di indirizzo sono tecnologia dei processi delle materie prime, dove andiamo a studiare dalla materia prima, quindi cotone, lana, seta, fino alla realizzazione del filato. Poi andiamo a studiare ideazione e progettazione, dove vediamo realizzato, simulato, un tessuto al CAD, che è un programma tessile, tecnico, a computer, quindi un software, e ci aiuta nel vedere realizzato un nostro pensiero. L'ultima materia che studiamo è proprio quella che si interfaccia col mondo esterno, quindi marketing della moda, e in modo tale che riusciamo a studiare 360 gradi il mondo della moda, il mondo tessile. Naturalmente il lavoro dei ragazzi deve essere coordinato, loro sono ancora in una fase iniziale, quindi adesso ciascuno di loro sta facendo la sua proposta di tessuto, di rigatura. Successivamente devono lavorare in team, quindi si dovranno incontrare a un tavolo di lavoro e decidere quale colore, quale strutture, come portare avanti la loro collezione. Sicuramente, diciamo, è proprio un primo passaggio questo che poi porterà a una collezione definitiva. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo iniziato dal colore rosso, che è il colore preferito sia mio che di Sara, l'altra ragazza con la quale ho collaborato. Una volta creato il mood board, che è l'insieme di tutte le idee, bisognava anche andare proprio in un programma tessile per completare, diciamo, la progettazione e veder realizzato al computer il nostro tessuto, che poi verrà realizzato da un'azienda con la quale abbiamo collaborato per questo progetto. I laboratori nel nostro istituto rappresentano il valore aggiunto per la formazione dei nostri studenti, perché proprio in laboratorio riescono a condurre delle attività e dei progetti con le aziende, alla presenza di esperti che lavorano a fianco degli studenti, collaborano con loro. Questo è estremamente motivante per i nostri ragazzi, perché consente loro di mettersi in gioco e di sviluppare delle competenze altamente tecniche, che sono poi quelle che ci vengono richieste dal territorio. Buongiorno, benvenuti. Prego, accomodatevi. Questa azienda rappresenta al meglio quello che oggi è una realtà importante del mondo tessile. Qui vi accorgerete quanto oggi è importante avere conoscenze del mondo tessile, anche in vari ambiti, in quanto noi oggi siamo un'azienda che ha bisogno di creare degli storytelling ai nostri clienti, quindi è molto importante avere una determinata preparazione tecnica per quanto riguarda lo sviluppo di tessuti, ma anche nell'affrontare i processi quotidiani che sono all'interno del nostro processo produttivo. Quindi è molto importante per noi continuare ad investire, a promuovere la formazione di ragazzi come voi, perché abbiamo sempre più la necessità di dare informazioni chiare, tecniche specifiche, che possano dare e trasmettere al di fuori di questa azienda, e non solo chiaramente, una certa professionalità e preparazione. La parte pittorica è una parte di tutto il processo. Abbiamo una fase iniziale che è un montaggio fatto con collage,
dove abbiamo la creazione proprio della scena per i ritmi in modo tale da avere diversi ambienti. Quello che sto facendo io è la parte successiva a quella che avete visto a muro, quindi da quel disegno originale vengono fatti moltissimi scatti che poi io attraverso Photoshop riassemblo per mantenere appunto un'altissima definizione e preziosità di questo lavoro. Come potete vedere, questo è il prodotto finito del nostro processo produttivo. Questi tessuti hanno svariati utilizzi, come questo per esempio è pesante, ha una struttura che è ottima per il rivestimento di divani, ma anche di poltrone o cuscini. Il mio futuro lo vedo in una grande azienda di moda, il mio sogno è quello di diventare general manager. Io ho deciso di frequentare l'università in ambito economia perché voglio integrare le conoscenze di economia con quelle che ho acquisito nel sistema moda per poter ricoprire una posizione più ricca e in un'azienda tessile. Tra qualche giorno inizierò a intraprendere un percorso lavorativo in un'azienda tessile del territorio che già conoscevo perché durante l'anno avevo svolto delle attività di tirocinio a distanza con loro. A questo progetto l'ha fatto il nostro alunno Davide. È un alunno che si è iscritto al terzo anno e ha scelto meccatronica. È un progetto molto completo perché parte dal disegno di parti che poi sono state stampate con una stampante tridimensionale, quindi tutte queste parti in plastica sono state autonomamente disegnate e stampate, dopo è stata aggiunta la parte di elettronica e quindi abbiamo una scheda Arduino, una scheda di comando per comandare con, diciamo, il joystick il nostro robot. È un progetto molto artigianale, ma è bellissimo e completissimo. Abbiamo due grossi indirizzi. Uno è elettronica, elettrotecnica, automazione. L'altro è meccanica, meccatronica, energia. Io vi parlerò più che altro dell'indirizzo di cui io sono responsabile, che è quello di meccanica, meccatronica, energia. Il nostro indirizzo si occupa un pochino di meno della parte di elettronica, ma più della parte hardware, quindi della parte più fisica. Però necessariamente oggi dobbiamo, per movimentare una parte meccanica, dobbiamo andare un po' anche nell'elettronica. Claudio è un nostro ragazzo del quinto anno di meccatronica e sta disegnando con un software 3D un disco freno di una nota marca automobilistica. I nostri ragazzi partono studiando dal pezzo grezzo, quindi dall'acciaio, da un parallelepipedo d'acciaio, come ottenere poi il pezzo finale in produzione. Questa è la simulazione del percorso che devono fare le frese per ottenere un pezzo meccanico. Vediamo proprio in verde il pezzo grezzo che simula l'acciaio così comprato sotto forma di parallelopipedo e tutte le lavorazioni alla fresa. Oggi siamo qua di fronte a quello che è un visore a realtà aumentata. Quello che è stato il nostro scopo ed estendere questo visore che viene normalmente utilizzato per quanto riguarda le console di gioco anche in ambito industriale. Quello che lui vede adesso è immerso all'interno di un ambiente industriale e pertanto abbiamo la presenza di vari robot in movimento. Grazie a questa tecnologia riusciamo a vedere con accuratezza quello che è il movimento robotico ed è in grado appunto di vedere al millimetro la distanza con cui va a prendere l'oggetto piuttosto che va a posizionarlo. Grazie a questa tecnologia riusciamo quindi a evitare errori che per quanto riguarda un'azienda potrebbero costare numeroso tempo e soprattutto uno spreco di denaro. Ci troviamo nel laboratorio di automazione industriale. Con questi pannelli vengono rappresentate due esercitazioni che riguardano per esempio un'automazione per
un riempimento di una cisterna attraverso l'azionamento di un motore. Proseguiamo con questa seconda esercitazione e sul pannello vediamo un sistema di automazione sempre industriale. Questa volta si tratta di un automatismo per un nastro trasportatore. Concludendo, diciamo che questo rappresenta un po' sinteticamente quello che facciamo noi come indirizzo di automazione. Sono Marcella, sono in terza superiore e ho appena fatto la mia scelta. Ho scelto automazione perché come università vorrei scegliere ingegneria aerospaziale e penso che questo indirizzo, come questa scuola, possa aiutarmi nella mia facoltà e con anche il mio lavoro. Vediamo adesso una tipica applicazione che unisce sia il mondo della meccatronica che quello dell'automazione. Vediamo un'applicazione di un robot nel settore chimico che deve miscelare dei fluidi, shakerare dei fluidi. Adesso faremo partire la simulazione. Il robot prende la provetta, poi shakererà, miscelerà il liquido che c'è all'interno della provetta e lo verserà nel baker. Come potete vedere, questo è un impianto completo per l'assemblaggio di una presa elettrica. Si può vedere l'interezza dell'impianto, quindi tutte le stazioni di assemblaggio, tutta la sequenza. E si può entrare anche dentro nei particolari, come più si vuole. Ci troviamo davanti alla macchina progettata in ufficio tecnico, come avete visto. Tutto questo ovviamente nel complesso lo vediamo in una macchina molto professionale, una macchina industriale, ma noi ovviamente a scuola vediamo singole parti. Poi una volta inseriti nel mondo del lavoro vi ritroverete ad assemblare o collaudare macchine di questo, ovviamente di questa portata. Siamo in un'azienda leader a livello internazionale nella distribuzione di energia elettrica. Ci occupiamo di rinnovabili, di data center, di elettrificazione dei trasporti e realizziamo in Italia con le nostre fabbriche che sono all'avanguardia per l'industria 4.0. Il personale di cui abbiamo sempre bisogno sono dei tecnici che possono integrare la multidisciplinarietà tra elettronica, elettrotecnica, energetica, automazione, robotica, per realizzare prodotti sempre più innovativi in siti che devono essere sempre più efficienti. Il rapporto con le scuole è consolidato. Lavoriamo in modo particolare con gli istituti tecnici, supportiamo le scuole nella fase di orientamento per dimostrare l'importanza di questi ruoli all'interno di un'azienda come la nostra. Li portiamo addirittura con progetti di alternanza scuola-lavoro per le classi quarte e quinte e facciamo anche dell'orientamento per il livello, per i percorsi universitari. Ecco ragazzi, vi presento i miei colleghi Alessandro e Pasquale. Loro sono due ragazzi dell'ITIS che hanno qualche curiosità da chiedervi. Ciao, io sono Federico e lui è Gurvinder. Siamo, come ha detto, due studenti dell'ITIS Paleocapa di Bergamo e avevamo alcune domande da farvi. Secondo voi, quali erano le materie da approfondire di più durante il nostro percorso di formazione e che sono utili per entrare in un'azienda come questa? Io sono perito elettrotecnico, mi sono diplomato nel 2018 e data la mia esperienza ti posso dire che le materie che devi assolutamente studiare bene sono le materie tecniche, quindi in questo caso elettrotecnica, sistemi, automazione, progettazione di impianti, per avere una buona base solida da cui partire per entrare nel mondo del lavoro. La seconda materia molto importante è l'inglese, però quello tecnico, perché tu devi pensare che per fare un quadro di questo tipo le specifiche tecniche sono sempre solo in inglese, i clienti parlano sempre solo in inglese. E ultime ma non meno importanti sono le soft skill.
una serie di competenze trasversali, chiamiamo in italiano, come collaborare, lavorare in team, avere una buona capacità relazionale, sono tutta una serie di cose che ti aiutano molto nel mondo del lavoro, però sono cose che ovviamente non impari sui libri di scuola. Un'altra domanda che volevo farvi era se fosse importante per lavorare in un ambiente ancora come questo continuare i nostri studi con l'università oppure rimanere dei periti. Quello dipende tanto da te. Io ti dico, sono un perito elettrotecnico, lavoro in un ufficio ingegneria, quindi io vado a progettare questi quadri, eppure non sono ingegnere. Questo non vuol dire che ingegneria non serva, anzi, ingegneria ti dà un bagaglio di conoscenze ancora più ampliato rispetto a quello di un ITIS. Ovviamente poi sta a te nelle tue passioni, nel tuo impegno nello studio. Io francamente te lo consiglio molto. Questo macchinario è un macchinario fatto da degli studenti del ITS come alternanza scuola-lavoro. E questo è un simulatore dove l'elettronica, l'elettrotecnica, l'automazione e la meccatronica interagiscono tra di loro. Infatti, io se vado a chiudere questa valvola, il macchinario capisce che sto chiudendo la valvola e quindi diminuisce la portata, come si può anche vedere da display. In questo momento siamo davanti ad un robot che assembla una camera d'arco. Appunto, prende tre pezzi, li assembla e li pressa per poi spostarli su un contenitore alato. La caratteristica di questo robot è che lo posso comandare io, ovvero posso stopparlo appunto alzando le mani, aprendo il palmo delle mani, e posso riavviarlo chiudendo il palmo delle mani. Questo robot si avvale della tecnologia 4.0 che sul mercato della produzione in questo momento è la più avanzata. In questi periodi si parla tantissimo di sostenibilità, di transizione energetica. Gli attori di questa transizione energetica che parte oggi e si concluderà nel 2050 sono proprio gli studenti che stiamo cercando con le formazioni, con la voglia di imparare e di applicare queste nuove tecnologie in un parco esistente delle nostre aziende, delle nostre fabbriche e delle nostre reti di distribuzione elettrica. Sistema Moda. Ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze specifiche nel campo delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing nel settore tessile, abbigliamento, calzature, accessori e moda. La preparazione dello studente è integrata con competenze trasversali di filiera che gli consentono lo sviluppo di sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell'area del sistema moda. L'indirizzo prevede due articolazioni, tessile, abbigliamento e moda, e calzature e moda. Lo studente, a conclusione del percorso, è in grado di assumere nei diversi contesti di impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, di intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti, di agire relativamente alle strategie aziendali in termini di individuazioni di strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing, di contribuire all'innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda, di collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. Meccanica, meccatronica ed energia. Ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze specifiche nel campo dei materiali, nelle loro scelte, nei loro trattamenti e lavorazioni. Lo studente acquisisce competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. L'indirizzo prevede due articolazioni, meccanica e meccatronica e energia. Il diplomato collabora nella progettazione e interviene nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.